8 milioni di studenti e di 1 milione di insegnanti, solo per dare... Parla Salvini, mettere a rischio che è stato il fautore del referendum, al posto di dire che il referendum andava rinviato e ha provocato la seconda pandemia con morti. E ha favorito chi? Ha favorito Conte, Renzi. Sono tutti d'accordo per la svolta autoritaria, per la diminuzione dei parlamentari, per andare su solo loro, che sono comandati dalle lobby. Forza Italia, forza piena della P2, Licio Gelli, che Berlusconi era della P2, con tutti i provvedimenti a favore delle lobby, a favore del capitalismo privato, a favore degli interessi delle lobby, per la diminuzione dei parlamentari, che è una dittatura contro appunto i cittadini, lavoratori dipendenti, operai e pensionati. Mandiamoli a casa, votiamo no al prossimo referendum, che sarà il ciclo del Consultare del Lazio. Domani il voto nella... Eccolo qua, Fratelli d'Italia del programma di Licio Gelli. Parleremo ai deputati ricordandogli che davanti all'interesse personale, alla difesa delle poltrone, ci sono quelli degli italiani. Fratelli d'Italia in questi anni ha dimostrato di sapere questa linea con coerenza. Ma guarda che coerenza, hai votato sì con Renzi, con Zingaretti, con Di Maio. Vogliono, cos'è che volete dimettere? Dimettetevi voi. Perché deve essere attrattivo per coesione. Sono d'accordo con tutti. Guardano a noi come futura forza. Ma che cosa guardano? Se sei d'accordo con Zingaretti, vedremo gli esiti e poi decideremo che cosa fare a seconda di come andranno le cose. Ieri, ecco la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia dovevamo farla con il no referendum. Invece ha votato sì. I conservatori in tutta Europa. Conservatori legati alla massoneria, piani di Ciogelli. Per fare la dittatura, meno parlamentari comandati per fare peggio col ciclo di Pinochet, nuovo fascismo. Mandiamoli a casa, votiamo no.